Con oltre il 98% dei consensi, pare record assoluto in tutta Italia, Giuseppe Nobiletti è stato riconfermato sindaco della città di Vieste. Un risultato scontato, ma non è da tutti raggiungere queste percentuali. Complimenti. Sì, non era preventivato che avremmo avuto questo successo, perché il fatto che non ci fosse uno sfidante probante avrebbe potuto scoraggiare tante persone dall'andare a votare. Invece si sono recati copiosi alle urne, abbiamo preso 5.966 voti su 6.400 elettori, che rappresentano più del 77% delle persone che normalmente vanno a votare in un'elezione. Quindi obiettivamente un dato impressionante, un dato storico, un dato che ci riempie di grande gioia e d'orgoglio, perché ci ripaga di questi 5 anni di grandi sacrifici e di grandi lavori per la città. La nuova mappa del Consiglio Comunale vede 3 new entry, del Zompo, De Simio e Paglialonga, e una uscita, quella di Maria Pina Azzarone. Cosa cambierà nella prossima legislatura? Ma in ordine agli equilibri poco, perché sostanzialmente non ci sono, visto che comunque sei tu una lista civica al di fuori dei partiti, quindi non c'è nessuna problematica, sono 3 ragazzi assolutamente bravi e capaci che vogliono dare il loro contributo. Vedremo poi successivamente quale sarà il ruolo. Adesso questo è tutto in divenire nei prossimi giorni. Chiaramente mi dispiace molto per l'uscita della consigliera Azzarone, perché è stata per noi e per me una consigliera molto importante, sempre stata al nostro fianco, e anche dopo, anche con la sua uscita, comunque rimarrà sempre parte del nostro gruppo, quindi deve anche tenere presente di aver fatto un'ottima prestazione elettorale con quasi 400 voti, e quindi comunque è un valore aggiunto che rimarrà nella squadra di Vieste sei tu. Di solito squadra che vince non si cambia, riconfermerà tutti i suoi assessori? Adesso vediamo, è presto per fare già la giunta, ci vuole ancora qualche giorno. Sicuramente sarà più veloce dell'altra volta, le idee sono più chiare, sicuramente gli assessori hanno lavorato bene e hanno avuto anche un grandissimo riscontro elettorale. Sindaco, i primi 5 anni sono serviti a ridare le regole a questa città, soprattutto sul fronte della legalità, poi tante opere pubbliche, tante iniziative. I prossimi 5 invece a che cosa li dedicherà? Sicuramente non bisogna mollare, cioè non bisogna abbassare la guardia e neanche diminuire l'intensità con la quale si svolge il proprio lavoro. Quindi bisogna rimanere sempre sul pezzo, proprio perché non deve tornare indietro. Vieste deve andare avanti, deve continuare sul binario che abbiamo stabilito. Cosa farà? Ci sono tante opere pubbliche che vedranno in questi anni il via, quindi trasformeranno ulteriormente il volto della città. Ci sono delle opere pubbliche che stiamo progettando per dare quello slancio in più, quella cosa che ci farà fare il salto definitivo di qualità. Quindi avremo molto da lavorare. Vieste è diventata in questi anni città modello non solo per la Capitanata ma per l'intera Puglia. Ci saranno collaborazioni, reti con gli altri comuni? Ma noi siamo assolutamente disponibili a collaborare con gli altri comuni, perché io sono dell'idea che l'unione fa la forza. Quindi all'interno del Gargano, ma anche della provincia di Foggia, ci sono tutte le premesse per fare della nostra provincia qualcosa di meglio rispetto a quello che è oggi, e anche la considerazione che gli altri hanno, che l'Italia ha sulla provincia di Foggia. Lavoreremo con gli altri comuni, ho sentito insomma un po' delle lezioni che ci sono state negli altri comuni, sono contento per il mio amico Michele Merla, che è stato rieletto a San Marco in Lamis, anche per vocale a San Nicandro.
quindi sono persone giovani nel caso di vocale, ma persone più di esperienza come Michele, che faranno bene al nostro territorio, quindi poi io mi sentirò con loro e sicuramente continueremo questa aggregazione che abbiamo avuto, questa voglia di stare insieme che abbiamo avuto in questi anni. Sindaco, per concludere, questa vittoria a chi la dedica? Questa vittoria la dedico alla mia famiglia, perché in questi anni sono stati anni di duro sacrificio, a volte ho anche trascurato la famiglia, però mi sono sempre stati accanto e non mi hanno mai fatto pesare il fatto di essere un po' troppo assente, quindi il mio ringraziamento va a loro, è il frutto anche del loro sacrificio. Auguri e buon lavoro. Grazie.